Ci spostiamo a Milano e restiamo in tema per parlare, anzi per vedere gli acquari più belli in mostra. L'acquario più bello, quello marino, perché si possono riprodurre l'ecosistema tropicale o magari le mini barriere coralline con pesci più rari e più preziosi, ma non è così semplice. Perché il marino inizialmente per un principiante è abbastanza difficile e sarebbe opportuno partire prima con l'acqua dolce. L'Aquarium Show di Fiera Milano City è un appuntamento unico per gli appassionati, ma anche per chi vuole avvicinarsi a questi coloratissimi e affascinanti mondi subacquei senza spendere una fortuna. Obbligatorio però documentarsi a dovere. Quando l'acquario ha maturato l'acqua, ovvero ha dei valori stabili, può iniziare a introdurre prima le piante e poi gli animali. Ci vuole pazienza, almeno una ventina di giorni, perché si creino le condizioni per la sopravvivenza dei pesci. Dal culto e la venerazione della carpa, considerata di buon augurio in Cina, dopo 600 anni di selezioni, sono nate creature rarissime, ma in qualche modo cugine dei comuni pesci rossi. Allora, questo qua che vedi adesso è un ryuki, che è la caratteristica di questo pesce qua, che dove esserci la gobba alta, si fa vedere molto elegante della sua specie. Il settore non è per nulla marginale. 3 milioni le vasche ornamentali di piccole e grandi dimensioni, nelle quali nuotano 30 milioni di esemplari, un mercato che in Italia fattura 3 milioni di euro per i mangimi più 13 milioni per gli accessori, dai depuratori alle piante vere o finte per l'allestimento alla sabbia del fondale. Tra le migliaia di pesci che si possono ammirare, la versione reale di Nemo, il pesce pagliaccio, e Dory, il pesce chirurgo blu.